You ass! Come here, ass! Fuck! Allora, la mia ragazza studia legge. La mia ragazza studia legge. Non è la sua cosa preferita in assoluto il suo piano B. Pensate, quanto è concreta sta ragazza. Il suo piano B è studiare legge. Però ci sta, lei vuole che il suo piano B sia il più solido possibile nel caso il suo piano A non funzioni. Perché se lo chiedesse il suo piano A è che io diventi ricco e famoso. È ritardata, poverina. Però me la tengo perché la danno molto meglio. E no, la mia ragazza non capisce che in questo momento i miei possedimenti terreni corrispondono a 7 euro, ho 14 rupie lituane in un barattolo, me l'ha portato mio papà da un viaggio di lavoro, ho una scatola di ghiaccioli al limone in freezer, ne ho già mangiati due. Ci sarebbe un terreno di famiglia fuori Cortona, però i miei nemici ci hanno sparso il sale, non vale più un cazzo, ci portano a cagare i gatti, non serve a niente. E ho bisogno di qualcuno che si prenda cura di me, amici. Io ho la costituzione di un orfano vittoriano, cioè se vengo da Genova per arrivare in fondo a una giornata di mare devo pippare l'orzo bimbo arricchito con la B12, cioè è un problema. Ho bisogno di qualcuno in casa che porti del grano, è importante. E l'ho detto alla mia ragazza, solo che lei non vuole fare l'avvocato perché ha paura che magari finisce per lavorare per un assassino, un mafioso, perfido dottor Destino, cose del genere. È difficile per un avvocato, è difficile, no? Gli avvocati possono anche lavorare per il bene, io gliel'ho detto. Un avvocato può lavorare anche per le onlus, per le ONG, queste guadagnano come badanti, però comunque... Oppure possono anche lavorare per quelli che provano a legiferare, no? Quelli che provano a far passare nuove, buone leggi. Tipo, proprio la mia ragazza, guarda un po', c'ha proprio il pallino per Marco Cappato, lei, e... Voi conoscete Marco Cappato? Sì. Tagliamo la testa al toro, metti che c'è qualcuno che si vergogna e non dice che non lo conosce. Marco Cappato è un avvocato ed è quello che sta capitanando gli sforzi in Italia per legalizzare l'eutanasia, ok? Adesso, cosa vuol dire eutanasia? Eutanasia è un parolone scientifico che usano questi dottoroni qua di città per fondamentalmente dire ammazzare un vecchio, ok? Questo vuol dire un vecchio o un disabile che non riesce ad ammazzarsi da solo. Ora, io non so come sentirmi riguardo a questi disabili pigri inconcludenti che non portano mai a termine un cazzo. Però c'è un motivo se io sono qui e Cappato lì, onestamente, un motivo c'è. Cappato è tanto un bel uomo con i riccioli, carismatico, piace un sacco alle donne. Questo è tipico dei serial killer, è tipico. È tipico. Generalmente sono dei manzi della Madonna. C'era quello grasso che si vestiva da pagliaccio, ma gli altri sono fichissimi, no? Poi, non voglio neanche essere frainteso. La morte è assolutamente un diritto, io sono super a favore dell'eutanasia. Niente al mondo mi rende felice come scoprire che Marco Cappato ha fatto rotolare delle teste. Però, come nel Medioevo la gente del paese non fraternizzava particolarmente col boia, io nel 2023 mi sento in diritto di avere le mie remore nei confronti di un personaggio che vede una persona in stato vegetativo e dice ah, ma guarda te che bel vegetativo. Come? Vuoi morire? Oh, ma ci penso io, zio, ci penso, è il mio hobby. Sali sul mio furgone che ti porto in Svizzera di nascosto, sarà uno sballo assoluto, sarà un po' come il tuo autista. Hai mai avuto un autista? Ah, sei nato così, quindi non hai denaro, quindi niente autista. Ci sta, ha senso. Vabbè, c'è sempre una prima volta per tutto nella vita, eh? Beh, per te non ci sarà proprio una prima volta per tutto, effettivamente. Non correrai mai in un prato. Non farei mai l'amore con una donna. Non farei mai questo. No. Capito? Al disabile. Ma ti sembra? Ma ce lo vedete alla dogana svizzera, in furgone, tutto tronfio, che pensa di passarla liscia, tutto così, che arriva lo sbirro e gli dice qualcosa da dichiarare, e Cappato fa... Ho solo da dichiarare che questa è una bellissima giornata per visitare la Svizzera. Solo che poi c'è già l'altro sbirro che ha già controllato sul retro, arriva e dice, scusi signor Cappato, scenda dal veicolo per favore e ci spieghi perché nel retro del furgone tiene un vegetale che piange mentre ascolta i radio e da dove state andando di nuovo? Cos'è questa cosa? Non lo so. Intanto un bell'uomo Cappato, bellissimo, bellissimo. Mia ragazza se lo scoprirebbe come se fosse Paul Newman. Però io non sono geloso particolarmente, quindi ho detto, vabbè, termina gli studi, vai a lavorare con Cappato, unisciti allo squadrone della morte, cioè... Viene una bella cosa, no? Solo che la mia ragazza mi fa, però adesso Cappato non mi piace più tanto.
Adesso tutta la roba mi sembra un po' che stia un po' girando troppo attorno alla sua immagine, si sta un po' perdendo quel bellissimo messaggio di morte che c'era prima, di morte e devastazione. E io ho detto, boh, minchia, ma vuoi vedere che l'avvocato che come hobby uccide le persone non ci sta dentrissimo con la testa? Quindi sono andato a vedere, sì, effettivamente lo stiamo perdendo questo qua, lo stiamo perdendo completamente. Primo motivo per cui sono sicuro che lo stiamo perdendo: le sue vittime sono sempre più giovani, non gli bastano più i vecchi, non gli bastano più, sono sempre più giovani. Ma lo vedi? Lo so, perché le filma a casa loro prima di portarle a morire. È la cosa più inquietante che abbia mai visto. Viene a casa tua, ti pianta una telecamera sul treppiede, ti siede su una poltrona e ti dice: ok, spiegami perché vuoi morire, spiegalo all'Italia, no? E l'ho visto una la settimana scorsa, la cosa più inquietante che abbia mai visto, questa donna in poltrona. E diceva tipo: ah, io mi chiamo Loredana, ho 45 anni, ho un centro di toilettatura per cani fuori Torino e sento che mi sta un po' cambiando il metabolismo. Sento che quello che mangio poi ci devo fare più esercizio sopra per smaltirlo, sono pronta per morire. Capato mi ha convinta